responsabilità, forse io ho un responsabile, uno su cui caricare tutta la colpa ce l'ho, ed è l'amministratore delegato di Essilia. Voi siete responsabili del casino che è successo in questa discarica, almeno questa sembra la soluzione. Ci può spiegare che cosa è successo in tutto questo tempo? La SIA, ve lo ricordiamo, è la società che fa lo smaltimento dei rifiuti a Napoli, raccolta e lo smaltimento. No, noi facciamo la raccolta dei rifiuti urbani nella città di Napoli e gestiamo un impianto di smaltimento che è la discarica Cavassari di Terzigno e gestiamo due impianti di preparazione del materiale per l'incenerimento ad Acerra, che sono quelli di Giuliano e Tufino. Ci dice cosa è successo fra luglio e agosto in questo posto? Fra luglio e agosto è accaduto che nella discarica di Terzigno è stato comandato lo smaltimento di una quantità molto elevata di rifiuti umidi, quelli che prima quel trasportatore in coda... Quelli putrescenti, insomma, quelli che puzzano. Quelli che puzzano moltissimo, un quantitativo molto importante che ha fatto sì che non vi fosse il tempo necessario per eseguire le coperture utilmente e quindi le esalazioni, la puzza hanno ammorbato la vita di questa gente. Assolutamente. Che vuol sì. dire comandato? Voi non avete la responsabilità dei flussi, della monnezza Ma che guardi, gira qui? Ma guardi, una inesattezza ho colto nelle parole del dottor Bertolaso. Quando dice fino a quando l'abbiamo gestita noi la discarica Cavassari non ci sono stati problemi. Guardi, la discarica Cavassari ha iniziato il suo esercizio l'11 giugno del 2009 e dal primo chilo di rifiuti che c'è stato messo dentro ad oggi l'ha gestita sempre ASIA. La Protezione Civile non ha mai gestito la discarica di Cavassari. È vera un'altra cosa, che la Protezione Civile ha ordinato attraverso la Presidenza del Consiglio dei Ministri i flussi della discarica di Terzigno come i flussi complessivi della gestione dei rifiuti della Regione Campania. La Protezione Civile? Sì, la Protezione Civile, fino al 31 dicembre del 2009. Dal 1 gennaio del 2010 questa competenza è stata assegnata alla Regione Campania e l'ufficio flussi della Regione Campania decide i comuni, ovvero i gestori dei rifiuti, della raccolta dei rifiuti, dove devono portare i rifiuti. Quindi è stato l'ufficio flussi che ha deciso che a luglio-agosto dovevano arrivare 20.000 tonnellate di questa roba qua? Non me la tenga vicino che questa puzza parecchio. È stata la Regione? Certamente sì, è la Regione che per legge decide dove questo materiale deve andare in base ad ordinanze, come vede, come questa è quella di Louttaro, in cui viene detto... Louttaro è provincia di Caserta. Louttaro è in provincia di Caserta, in base alla quale la Regione dispone che dal 15 luglio del 2010 e fino ad esaurimento di un quantitativo di 20.000 tonnellate provenienti da Louttaro, la discarica di Terzigno deve accettare questo materiale. Ed era opportuno, come dire, mandare qui 20.000 tonnellate di questo tipo di rifiuti in una discarica che lei mi dice... Ancora quanti mesi per collassare? Ma guardi, i rifiuti che sono arrivati da Louttaro, come quelli che sono arrivati da Caivano, che erano rifiuti che da molti anni erano fermi in depositi, sono rifiuti urbani, sono frazione umida tritovagliata cosiddetta, ovvero rifiuti urbani, non sono rifiuti pericolosi. Il fatto è che questi rifiuti puzzano tantissimo e se se ne portano delle quantità impressionanti, le 20.000 tonnellate, anzi 25.000 tonnellate che abbiamo trattato a luglio o 25.000 tonnellate che abbiamo trattato ad agosto, nella stagione calda questo rifiuto che puzza tantissimo è molesto, ammorba l'aria, crea preoccupazione ed è giusto che questo sollevi anche, è comprensibile che sollevi anche delle preoccupazioni. Scusa Stefano, devo dare anche la pubblicità, ma e poi però un flash su questo Bertolaso lo farà. Posso sapere se c'è una relazione con l'inceneritore o termovalorizzatore di Acerra o no, in questa crisi? C'è qualche relazione o no? Tutto questo nasce contemporaneamente alla crisi di Acerra. Beh, guardi, non lo dico io, lo dice il presidente della giunta regionale Stefano Caldoro, una persona per bene, il presidente della giunta regionale della Campania. Il 19 ottobre del 2010, nell'ordinanza con la quale
dispone che la provincia di Napoli sia aiutata dalle altre province della Campania perché in difficoltà, scrive al punto numero uno, la regione Campania firma Caldoro, che a causa del fermo contemporaneo di due delle tre linee dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, gli impianti di tritovagliatura funzionano in misura fortemente ridotta per l'impossibilità di evacuare la frazione secca da destinare alla combustione. Questo significa che la discarica di Tersigno viene caricata a 1800, 1900, 2000 tonnellate al giorno perché è fermo Acerra. Perché Acerra non funziona. Per fortuna che Berlusconi non ci sta sentendo, perché lui non guarda mai a Anno Zero, ne parla sempre ma non lo guarda mai.